Siamo qui oggi alla giornata di Rigas, al seminario dai fossili al sole, e chiediamo a Mario Agostinelli un approfondimento sul senso dell'energia come bene comune. Sì, da quando non affrontiamo soltanto l'aspetto dell'energia come fonte di grandi trasformazioni, di velocità, di potenza, ma come rapporto con la vita e con la sopravvivenza, ci rendiamo conto che ne stiamo consumando con effetti devastanti per il futuro del pianeta. E che abbiamo bisogno invece non solo di tramandarlo alle nuove generazioni, ma di favorire la riproduzione, che è un'attività specifica della vita. Da questo punto di vista, come nel caso dell'acqua si è evocata la sua funzione determinante per lo svolgersi delle relazioni, anche per il compimento di una società più equa, ci si rende conto che l'energia è indispensabile all'organizzazione della società, è indispensabile fino a essere un diritto, la sua distribuzione e l'accesso, e addirittura il non spreco, lo avvicina molto all'acqua questo, e ne fa di conseguenza una squisita new entry nel campo dei beni comuni. E c'è un'evocazione molto forte associata al sole, cioè se le energie che abbiamo utilizzato sono il lavoro passato del sole e non ce ne siamo accorti perché le abbiamo consumate con enorme danno dentro queste generazioni, ecco, invece il mantenimento e la proiezione al futuro della civiltà significa rinnovellarsi come si rinnovella il sole, giorno, notte, tempi biologici, coesistenza con la natura. E quindi un passaggio, se si vuole, dal terreno un po' della geopolitica, se si vuole, ecco, e quindi degli scontri di potenza, al terreno invece della biosfera e quindi alle relazioni, a un'idea conviviale più cooperativa. Quindi tipicamente un bene comune. E Mario, c'è anche un altro aspetto che è proprio la struttura della società, che viene ancora, in qualche misura, se l'energia, come dicevi tu, è il punto principale, fondamentale per fare cose, mettiamola così, no? In Sì. semplicità, e quindi è in qualche modo ciò che rende possibile il possibile, una misura del possibile. Sì. Se questo possibile, se questa misura è ha determinate qualità, quindi ad esempio è proprietaria, è concentrata, allora evidentemente anche il possibile a cascata e quindi anche l'accesso poi al naturale, ai beni comuni, eccetera, no? E quindi anche molto probabilmente una strutturazione stessa della società, quindi c'è anche questo isomorfismo, no? Diciamo. È molto giusto perché attorno alle energie si sono costituite le più grandi, se si vuole, organizzazioni di scambio che abbia conosciuto forse la storia. Uno pensa all'OCSE, ad esempio, come grande organizzazione che fissa addirittura il prezzo, cioè il valore di scambio squisito di un bene che in fondo è stato regalato dal lavoro del sole in milioni di anni e non certo dal lavoro dell'uomo. E da questo punto di vista, la società ha bisogno di riappropriarsi, della condivisione di questo bene e dell'accesso gratuito e pubblico, nel senso di governato democraticamente. Cioè l'energia ha questo aspetto diverso, se si vuole, da quello dell'acqua, si degrada. L'acqua in un certo qual modo si ricompone attraverso magari i tempi più lunghi, depurazioni, forme, complicazioni del suo ciclo di ricostruzione. L'energia invece perde sempre più la sua nobiltà, ecco, in un certo qual modo, e quindi la generazione che la usa la sottrae alla generazione successiva. In questo senso c'è sull'energia un primato delle generazioni future ancora più forte forse di quello dell'acqua. L'acqua da questo punto di vista però può essere sicuramente richiamata perché non conosciamo uso dell'energia fossile senza un grande uso e spreco dell'acqua, ad esempio.
Al contrario, l'energia naturale abitualmente non ricorre a cicli di evaporazione dell'acqua, al massimo ricorre ai cicli gravitazionali che già sono in corso per Certo. l'acqua dei fiumi, dei mari e così via. Va bene, grazie No, Mario. grazie a te.